benvenuti in un nuovo video. Questo qui è un in segreto, come vi dicevo già ieri e poi anche su Instagram. Sia oggi che domani che dopodomani ci saranno in segreto. Proprio perché mi ricordo che tempo fa mi avevate chiesto tipo un in segreto week, una secret week. Poi magari più avanti, se vi piacerà, ne faremo un'altra completa, una settimana completa. Ma iniziamo gradualmente, così ci abituiamo anche. La parola di oggi è ex ragazzo o ex ragazza, perché nessuno può essere risparmiato. Like subito per questa secret week e iniziamo subito. Nadia Tempest è la camera degli in segreto. Donna di 15 anni, l'altro ieri ho lasciato il mio ex ragazzo perché una mia amica mi ha detto che mi faceva le corna. Oggi li ho visti limonare, che male, io lo amo ancora. Ma che STRONZA? Cioè, per la serie, io ho fatto la parte d'amica, te l'ho detto che lui le corna te le metteva. Poi con chi? Dettagli, ecco. Donna di 22 anni, sono statica. Per risolvere questo problema guardo le foto del mio ex ragazzo. Ah, sono stitica. Perché così ha senso. No, perché me la immaginavo lì statica, ferma, immobile. Guardava la foto del suo ex ragazzo e cercavo di capire come potesse aiutarla a muoversi. Che film mi sono fatta. Comunque è stitica. Donna di 14 anni, il mio ex ragazzo mi ha lasciato perché una volta, quando ero a cena dai suoi, mi è scappato un rutto. Dovete darvi una calmata con gli errori di battitura. Talmente forte che sua madre, che era seduta accanto a me, ha vomitato. Posso capire non se l'aspettasse, fosse magari di stomaco molto fragile, però addirittura mi sembra un attimo esagerato. Poverina, che FDM gigante. Donna di 21 anni, il mio ex ragazzo aveva paura di guidare in autostrada. Piangeva, si metteva sempre nella corsia di destra, andando a 60 km orari, non voleva nemmeno che guidassi io. Quindi, quando i suoi amici chiedevano perché andasse così piano, diceva che io avevo paura. Ci lasciamo perché lui mi mise le corna? Così dissi la verità ai suoi amici, lo deridono tuttora, sei una grande. Ma che STRONZO? Potrei fare delle gare di spelling. Cioè, umili, tra virgolette, la tua ragazza dicendo a tutti: no, ma è lei che ha paura, io vado piano e tu vuoi fare il figo. Poi le metti pure le corna, te lo dovevi aspettare. Donna di 21 anni, il mio ex ragazzo mi regalava molti vestiti, borse, scarpe, senza che io glielo chiedessi. Non ne andavo matta, ma lui ci teneva a farmi questi regali e oltretutto originali. Io non volevo spendesse tutti quei soldi, però lui continuava. Quando ci lasciammo, decisi di vendere tutta quella roba grande, che avevo usato pochissimo, e scoprii che era tutta roba falsificata. Veramente una cosa del genere non è successa a me, ma è successa a una mia amica. Questo ragazzo le aveva regalato un anello con un diamantino, e infatti lei era tipo scioccata, perché diceva comunque lui non lavora, andavamo a scuola. E lui continuava a dire: ma no, ma tu te lo meriti, ho messo da parte i soldi per molto tempo. Insomma, alla fine, quando si sono lasciati, lei tra l'altro è arrabbiatissima con lui perché si sono lasciati in maniera molto brutta, ecco. Voleva impegnare l'anello e per avere dei soldi, tipo il compro oro, quelli che si, insomma, si occupano di queste cose, le disse: guarda che questo è un pezzo di vetro. Poverina, ci rimase malissimo due volte. Però è andata sotto casa sua fingendo di voler fare pace con lui. Quando lui è sceso, gliel'ha tirato in faccia e ha fatto fare una figuraccia di fronte a tutti, perché era tipo, abitava in una zona abbastanza centrale, in qualche modo si è vendicata. Il bello è che lui era convinto che lei lo volesse perdonare. Col cavolo. Donna di 15 anni, il mio segreto è che mi manca il mio ex ragazzo e mi dispiace che attualmente stia soffrendo per la mia mancanza. Aspettate, devo rileggere. Il mio segreto è che mi manca il mio ragazzo e mi dispiace, ti dispiace che attualmente stia soffrendo lui per la mia mancanza. Allora che cacchio vi siete lasciati a fare? Se tu soffri per la sua mancanza e lui soffre per la tua mancanza, che cavolo state facendo? Forse le dispiace che attualmente lei stia soffrendo per la sua mancanza. Cioè, si dispiace per se stessa? Ma metticelo un soggetto ogni tanto, così almeno non mi lasci col dubbio. E ora come cavolo dormo? Donna di 21 anni, mi manca troppo rubare i cerchioni delle auto con il mio ex ragazzo. No comment. Mi astengo da qualsiasi commento. Donna di 14 anni, ho sognato che il mio ex ragazzo aveva messo incinta una tipa e io li aiutavo a crescere il bambino. Mamma che ansia, poverina, immaginati come si è svegliata. Allucinante sto sogno. Ok, vediamo anche la ex ragazza. Uomo di 17 anni, la mia ex ragazza non mi vuole più per ragioni tutte sue e devo assolutamente trovare un modo per farla ritornare. So che mi ama e io amo lei, non posso lasciarla andare così, lei è la mia felicità. La tua ex ragazza non ti vuole più per ragioni tutte sue, qui già dovremmo aprire un capitolo. Se non ti vuole più ci sarà motivo, ma comunque non ti vuole più, cioè è chiaro, non ti vuole più. Io ti direi fatti una ragione, perché mi sembra che questa, per non ferirti, avrà detto una marea di cavolate per non farti del male, perché altrimenti sarebbe ancora insieme a te o un modo l'avrebbe trovato. Non è che uno ti lascia per ragioni tutte sue.
Uomo di 15 anni, la mia ex ragazza si vanta di essere diventata popolare su Facebook solo dopo che l'ho lasciata. Il tutto mi sembrava strano e quindi ho indagato. Ho scoperto che fa parte di alcuni gruppi di scambio like e il segreto è che lei non lo sa, che io lo so. La sorpresa sarà quando entrerò anch'io in quel gruppo e casualmente la incontrerò. Che poi insomma non è tanto il fatto che lei scambi like, ma quanto il fatto che lei se ne vanti, cioè del tipo io sono popolare su Facebook da quando non ci sei più tu che mi rompi. Poi te li compri like praticamente, o li scambio, come lo vuoi chiamare. Leggiamone un altro, anche perché devo dire che sto dando un'occhiata e tutti i segreti con la parola ex ragazza, che per la maggior parte sono di uomini, sono tutti super sdolcinati, cioè non c'è neanche un briciolo di FDM. I ragazzi, al contrario di noi donne, e questo devo dirlo, quando sono davvero innamorati, cioè sono dei tipo degli angeli, qui vengono a scrivere cose tipo la mia ex ragazza mi manca da morire, sto male, piango ogni giorno. Sono più o meno tutti così i segreti. Comunque leggiamo questo, vediamo com'è. Uomo di 28 anni, il mio karma gira. Sapete perché? 2 mesi fa la mia ex ragazza, non so perché mi viene da parlare così, tipo Brooke Forest in Beautiful. 2 mesi fa la mia ex ragazza mi ha lasciato per uno 20 anni più grande di lei dopo 3 anni di relazione. Io dopo 8 kg persi, poverino, in 2 mesi, ho conosciuto la nuova ragazza assunta in azienda e ora usciamo come perfetti fidanzati. Lei invece si è già stancata del suo nuovo compagno e si fa già sentire perché ha capito l'errore commesso. Una parola sfigata. D'accordissimo con te, però ci sta che qualcuno ti lasci perché non è più innamorato, si innamora di un altro. Il punto è che cavolo, cioè appena non ti va più bene l'altro si fidanza tu torni, quindi il karma gira sempre. C'hai ragione, viva il karma, e la goduria di quando gira è estrema, impagabile. Per quello che mi riguarda, figure di M con ex ragazzi non ne ho mai fatte, quindi non ho nulla di simpatico da raccontarvi, però vi ho raccontato la storia dell'amica mia. Quindi tutto è bene quel che finisce bene, con anelli falsi in faccia, senza far male, però in faccia. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, fatemelo sapere con un like e seguitemi qui, altrimenti farete una bellissima figura con il vostro ex o la vostra ex. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, un nuovo in segreto, e la parola di domani sarà esami, perché sì, l'ho già fatto, ma è periodo di esami e noi dobbiamo esorcizzarli, va bene? Non parlarne fa male, bisogna parlarne. Ciao!